Buon anno, buon 2020 dal litorale nord di Brindisi, siamo in località La Conca, nel capoluogo messapico, dove è tutto pronto per l'undicesima edizione del tuffo di Capodanno. Dopo una anomala edizione dello scorso anno che fu praticamente bloccata dal maltempo, oggi invece i temerari sono davvero tanti. Pensate, sono state effettuate 180 iscrizioni per questa edizione. Siamo pronti con il collega Davide Cucinelli per descrivere le emozioni, ma non solo, anche il risultato dal punto di vista benefico che questa manifestazione sta riscuotendo. Ovviamente tutto il ricavato andrà in beneficenza al Banco del Farmaco, ma subito gli auguri di Canale 85 a tutti i presenti, ma anche a tutti i telespettatori e al collega Davide Cucinelli. Buon anno Davide. Buon anno a tutti, dicevi, un momento atteso, un momento ormai consolidato, ci siamo quasi, perché fra poco ci sarà la benedizione che simbolicamente ogni anno dà il via a questa manifestazione. Per motivi di sicurezza ovviamente poi non tutti gli iscritti si tufferanno, cioè ognuno singolarmente potrà decidere se tuffarsi o meno. Come potete comunque vedere alle nostre spalle, il mare è abbastanza agitato, non come l'anno scorso, dobbiamo dirlo, perché ormai da alcuni anni, Cristina, dobbiamo sottolineare, siamo testimoni con le nostre dirette di questo tuffo di Capodanno. Quest'oggi è leggermente minore, quindi sicuramente già c'è più di qualcuno che sceglierà di tuffarsi, ma intanto Cristina è tutto pronto per la benedizione. Sì, tra l'altro anche questa edizione è stata in forse fino a una mezz'oretta fa, perché effettivamente il vento che soffia in maniera sostenuta sulla città aveva messo in forse anche questa edizione. Gli organizzatori però poi hanno lasciato liberi appunto gli iscritti, come diceva proprio Davide, di poter decidere se effettuare o meno il tuffo. Le onde ci sono, come diceva il collega, non come quelle dello scorso anno, che effettivamente arrivavano proprio anche qui dove siamo noi in questo momento. Adesso sta per partire la benedizione. Faccio spazio al nostro operatore Sebastiano Bufalo, con noi anche questa giornata del primo anno 2020, quindi ci andiamo ad apprestare naturalmente ad ascoltare la benedizione delle acque. Chiediamo al Signore la benedizione per il mare nel quale questi amici faranno questo tuffo, affinché questo mare possa essere un luogo in cui ritrovare se stessi. Preghiamo. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno solcato le vie del mare. Per tua grazia, Signore, i nostri padri che ci trasmisero i segreti del navigare ci hanno insegnato a vedere nell'immensità delle acque le orme della tua presenza. E con gli strumenti di questa difficile arte ci hanno consegnato la bussola della fede e il timone della speranza. Nei giorni di bonaccia e di tempesta tu hai confortato la solitudine degli uomini del mare, hai sostenuto il loro sforzo laborioso e tenace e li hai guidati ad un approdo sicuro. Noi ti preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, infondi in tutte le coscienze il tuo santo timore, perché sia preservato da ogni inquinamento questo scenario di bellezza e questa sorgente di energia e di vita. Sii tu, o Padre, la guida sicura che traccia la nostra rotta in mezzo ai flutti dell'esistenza terrena. Veglia sulle famiglie dei marinai e dei portuali, copri con la tua protezione gli scafi che galleggiano sulle acque e le dimore della terraferma. Ogni imbarcazione che attraversa i fiumi, i mari e gli oceani porti al mondo un messaggio di civiltà e di fratellanza per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Madre di Dio, Stella del Mare, e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Risplenda il tuo volto, Padre, su coloro che sono morti in mare. La tua benedizione ci accompagni tutti nell'itinerario del tempo verso il porto dell'eterna quiete. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e l'adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. Ed ecco il momento della benedizione delle acque, ma ovviamente anche dei partecipanti a questo tuffo di Capodanno e a tutti i presenti. Vedete anche tantissimi ovviamente curiosi e spettatori di questo tuffo di Capodanno che fra poco avrà inizio, Cristina. Vediamo che ormai i bagnanti coraggiosi si stanno già preparando in costume per il tuffo. Per me sono davvero coraggiosi anche perché non mi tuffo neanche a luglio, quindi va bene. Però abbiamo tra l'altro a fianco a me, eccolo qui, Nicolo Russo, che è l'organizzatore di questa edizione del tuffo di Capodanno. Dicevamo prima, 11ª edizione dopo quella anomala, tra virgolette, dello scorso anno, bloccata in parte dal maltempo. Abbiamo i veterani dietro di te, li ho sentito. Allora, intanto andiamo a descrivere il successo anche di questa edizione. Tantissimi iscritti, la beneficenza, quindi è quello, è lo scopo, l'obiettivo principale di questa manifestazione da sempre. Soddisfatto? Soddisfattissimo, abbiamo superato il record dello scorso anno di iscritti sulla carta, e dicevo anche questo prima agli altri, ai veterani, come si sono ormai ribattezzati. La bellezza di questa edizione è che tutti hanno creduto nella beneficenza sin dal primo momento, si sono iscritti a prescindere da quello che sarebbe stata poi la risoluzione dell'acqua in questa edizione, se fosse stata agitata o meno dal mare, proprio perché volevano partecipare a quella che è stata il nostro obiettivo, cioè raccogliere fondi per il banco farmaceutico per curare chi non ha la possibilità di farlo economicamente. Lasciatemi ricordare il gemellaggio con Viareggio, perché Viareggio da quest'anno diventerà anche il comune di Viareggio diventerà amico del comune di Brindisi, ci sarà un patto di amicizia istituzionale che nel 2020 si risolverà, e questo porterà sicuramente turismo a Brindisi. Abbiamo oggi due americani, un texano, un polacco che viene da Cracovia e tanti altri che comunque vengono da altre città d'Italia e sono venuti qua perché hanno letto su internet che facciamo un evento di beneficenza e hanno voluto partecipare anche per l'eccentricità di questo evento. Ovviamente stiamo lasciando libertà ai tuffatori se vogliono di effettuare il tuffo, perché il vento effettivamente è un po' proibitivo oggi. Come vedete sono tutti pronti per tuffarsi, non ho dovuto neanche magari insistere, e quindi siamo contenti veramente così. Un anno veramente straordinario per la prima edizione del sottoscritto dopo i 10 anni fantastici di Gino Crastolla. E allora, veterani, siete spaventati da questo evento? Non credo. No, penso proprio di no, anche perché il tuffo si farà. Anche questo è l'11º anno che noi ci tuffiamo, aspettiamo ogni anno questo evento per dare un po' di vivacità a questa bellissima città. Magari ce ne dovrebbero essere tanti, ovviamente non fare il tuffo, ma altri tipi di eventi per questa città. Penso che qualcosa con l'amministrazione si sta muovendo, vedo che durante l'estate anche è stata bella viva la città, e penso anche nel futuro. E allora, tutto pronto? Eh sì, siamo già pronti, come sempre ogni anno da 11 anni a questa parte veniamo sempre per fare il nostro, perché giusto per favorire un pochino l'ambiente cittadino, giusto per darvi anche modo di prendere in considerazione la costa brindisina, certo. Vale tantissimo. Allora, un modo per valorizzare anche la costa, come avete sentito da questi veterani che da 11 anni si tuffano. Allora Davide, a te il microfono. Sì, perché abbiamo parlato della valorizzazione della costa, dell'amministrazione, abbiamo l'assessore Masiello pronto anche lui, c'è anche qualche altro consigliere tra maggioranza e opposizione, il mare non può che unire in questo giorno. Certamente sì, in realtà non lo voleva fare nessuno, abbiamo fatto la conta, io sono stato il più sfortunato, quindi è toccato a me, ma a parte ciò... L'hai fatto volentieri. Sì, l'ho fatto volentieri. È una bellissima manifestazione che comunque riunisce la cittadinanza e crea un sentimento vivo tra tutti quanti, oltre a rinforzare il rapporto di Brindisi col mare, che è sempre un elemento essenziale che ci unisce tutti quanti. Sempre convinto di tuffarti? Assolutamente no, però sono arrivato fin qui, quindi devo farlo a forza.
Liberiamo ovviamente anche l'assessore Masiello, che adesso si avvicina anche lui per tuffarci. Invito a far vedere anche i tanti tuffatori dall'altro lato con tanti costumi particolari. Vediamo anche una cravatta di Natale in fondo alle nostre spalle, prima pronto a tuffarsi, perché vediamo ci sono vari punti anche storici in cui i tuffatori tradizionalmente si posizionano e ognuno di loro vuole mantenere questa tradizione. Classica immagine con lo striscione del tuffo di Capodanno di questa nuova edizione, perché fra pochissimi istanti alle 11 sull'orario di marcia previsto, quindi fra pochissimi istanti si tufferanno tantissimi. Hanno deciso anche di tuffarsi non per motivi di freddo, ma anche per poter dare visibilità con la maglia di questa edizione, che come ogni anno recita "Io c'ero", e ci sono tanti che collezionano tutte e 11 queste maglie che celebrano ovviamente questo momento. Ci siamo davvero quasi, Cristina, dicevamo, commentavamo prima, tanta goliardia anche, vediamo dei costumi antichi lì lontano, biancorossi interi per gli uomini. Il biancorosso, mentre adesso mi parlavano del derby Brindisi-Taranto, probabilmente non ci azzecca molto per effettivamente arrivare a riprendere quella che era quella insomma quel look dell'epoca. Intanto c'è questo incrocio bellissimo di sport, perché c'è tantissima gente che ci sta fermando per parlare già del derby di domenica prossima, ma rituffiamoci anche noi, perché in linea d'aria non siamo lontanissimi. No, rituffiamoci tra virgolette anche noi in questa manifestazione. Davide, che dire, è bellissimo vedere tantissimi brindisini e non solo, come diceva l'organizzatore, pronti a questo gesto di buon augurio anche per il nuovo anno che è appena iniziato, nel nome della beneficenza, come dicevamo prima, del Banco del Farmaco. Io una curiosità mi viene e vorrei farti una domanda, Davide, ma tu lo faresti? Beh, guarda, io come famiglia vengo da amanti del mare, sai benissimo che il bagno lo faccio spesso e volentieri e mi piace toccare l'acqua, quindi allora sì, vai, Davide, il pensierino ci sarebbe sicuramente, perché dicevamo, da brindisini il contatto con il mare è fondamentale, è DNA potremmo assolutamente dirlo. Vediamo che davvero sono adesso tutti pronti per fare questo tuffo. Sappiamo che è il momento più delicato. Si tufferanno in tanti, tra l'altro, sì, Davide. È proprio il lancio. Vediamo anche la coppia newyorkese che fra pochi istanti si tufferà in mare. Sono stati i primi iscritti di questa nuova edizione, iscrizione fatta online, chiedendo proprio di partecipare a questo evento. Ovviamente il freddo di New York è nulla rispetto a questo, per loro sarà quasi estate, in questa temperatura ci sono circa 8-9 gradi. Allora, ecco il conto alla rovescia, Davide. È conto alla rovescia, lo sentiamo insieme, ovviamente vedremo il tuffo. 4, 3, 2, 1, yeah! Ed ecco il tuffo del 1 gennaio 2020, tanti si sono tuffati, io sento freddo solo per loro, però veramente un grande applauso virtuale e non solo per questi temerari, Davide. Sì, diciamo che c'è stato il primo tuffo, adesso si butteranno anche gli altri, anche perché lo spazio è ovviamente ristretto, anche ovviamente le onde permettono anche di temporeggiare per evitare ovviamente incroci in mare tra i tanti tuffatori, e dobbiamo dire che sono davvero in tanti ad aver scelto di fare questo tuffo, e anche quest'anno si tuffano insieme. Ma vediamo anche una manifestazione, dicevamo prima, grazie al nostro Sebastiano Buffo, partecipatissima, tantissima partecipazione anche all'esterno, di curiosi, di gente, di amici che viene anche a fare, come dicevamo prima, lo sfottò anche a chi si tuffa. Dici che riusciamo a beccare qualcuno che si è tuffato? Assolutamente sì. Proviamo, il nostro Sebastiano riesce a seguirci, ovviamente penso proprio di sì. Eccolo qua, torna da questa parte, vediamo se riusciamo a braccare uno dei tuffatori temerari di questo primo giorno dell'anno 2020. Dunque,
comunque eccolo qui, aspetta perché siamo in diretta, volevamo beccare. Intanto è bellissimo il tuo look. Grazie. Cappellino per il freddo e poi c'hai questa cravatta rossa. Un capo di ragazza, capodanno ci vuole. Allora, temerario, io ti lascio andare subito per coprirti, se vuoi puoi anche farlo. Stavo per i tuffati perché ho dimenticato la macchina fotografica. Allora, stai per i tuffati, emozione per questa edizione, l'undicesima edizione. È bellissimo, è una cosa che faccio ormai da 6 anni e la cosa importantissima che mi spinge ogni anno a farla è il discorso della beneficenza. Quindi è quello che ci spinge ogni anno, al di là della goliardia, a tuffarci. Si è anche calmato il vento. Si è calmato il vento, ci hanno dato, è stata la benedizione del parroco che ci ha dato questa grossa opportunità. Il tuo nome? Alberto. Alberto, vai per il secondo tuffo. Ciao ragazzi, buon anno a tutti. Benissimo, benissimo, vai Davide. Ti rubo perché ci avviciniamo insieme a Nico l'organizzatore, alla coppia che abbiamo detto prima, newyorkese che si è tuffata, grazie a lui possiamo ovviamente chiedere Nico a loro come è andata, com'è stata l'acqua. Oh, all the water. Well, it's warmer than New York City and Coney Island, so we chose better place to jump in for the new year. Still cold. Troppo fredda rispetto alla loro, quella che è New York City, Coney Island precisamente, e comunque è stato un piacere tuffarsi in queste acque. Contenti di aver fatto questa scelta? Happy for this choice. I'm sorry? Happy for this choice. Yes, definitely yes. It was cold but not as cold as New York City. Allora, veramente sono contenti di questo e sono comunque a differenza di Fred in New York City. Un augurio per il nuovo anno. Happy New Year. Grazie anche a loro. We love the food, we love the people. And the food. Allora, persone, belle persone, bel cibo e ovviamente la Puglia, amano la Puglia, sono venute per la seconda volta e questo è il turismo che il Tuffo di Cavallo non riesce anche ad ottenere. Grazie, thank you. Grazie, buon anno anche a loro, abbiamo vissuto, presenti anche con un cagnolino la coppia newyorkese che fa parte del gruppo e assaggia l'acqua anche lui tramite i suoi padroni del mare di Brindisi. Ci avviciniamo a qualche altro temerario che ha effettuato il tuffo, com'è andata? Benissimo, bellissimo proprio. Primo anno l'avevi già fatto? No, è il terzo, l'anno scorso è saltato per il tempo, però... Ormai è diventata una tradizione. Sì, non deve mancare. Un augurio? Non lo so. Buon anno. Grazie. Anche a voi, vediamo qualche veterano, diciamo, di questa manifestazione. Com'è andata? Com'è l'acqua? L'acqua è ghiacciata, è andata benissimo. Praticamente il sangue a cubetti, ma non fa niente. L'importante è esserci. È importante partire questo nuovo anno, ormai da tanti anni, con il tocco del mare. Senz'altro. E poi è bellissima come manifestazione, e lo scopo della manifestazione è bellissimo. Grazie, auguri. Ci avviciniamo anche a qualche altra parte femminile perché ricordiamolo che sono tantissime anche le donne che hanno scelto di tuffarsi. Com'è andata? Benissimo. Com'è l'acqua? Caldina. L'ipotermia è con noi, diciamo. Siete contenti di aver fatto questa scelta? Contentissimi, molto. Un augurio? Un augurio, auguri a tutti, un ottimo 2020, speriamo vi porti tutto quel che desiderate. Tanti auguri! Grazie, stiamo sentendo ovviamente nel vivo anche tutti coloro che si sono tuffati. Com'è andata? È andata bene, l'acqua è decisamente fredda, è un'esperienza molto bella. Primo anno? No, è il secondo anno in realtà, il secondo anno, l'anno scorso l'abbiamo fatta e quest'anno ci tenevo e quindi ho sinceramente contato anche i giorni fino all'evento. Cosa di una sfida, molto bello, e poi c'è uno scopo benefico, quindi va bene così. Grazie, continuiamo ovviamente anche a sentire, mi raggiunge anche Cristina, abbiamo ovviamente sentito al volo un po' di commenti, certo. L'acqua fredda, il commento ovviamente di tutti, ma tutti contenti di aver fatto questa scelta. Beh, questa è veramente una cosa importante perché significa che c'è consapevolezza in questo gesto, come diceva prima Alberto, il primo intervistato, non è solamente la goliardia di questo momento, il dire io c'ero, mi sono tuffato il primo gennaio, è invece la consapevolezza che si sta
facendo un'azione di beneficenza, e quindi quando c'è questa consapevolezza sicuramente si va avanti nella vita e non solo. E allora, vediamo un attimino, c'è anche una piccola tuffatrice che osserva ma non trova ancora il coraggio, ma fra poco probabilmente lo troverà, ed eccolo qui il tuffo, perché dicevamo prima ci sono stati circa una quindicina di minori iscritti e quasi una quarantina di donne, quindi tu l'hai chiesto prima a me, puoi far parte tranquillamente anche tu di questa tradizione, ma vediamo anche tanti tuffatori che rimangono in mare, Cristina, che non si perde. Perché fa meno freddo, sicuramente fa meno freddo essere ricoperti dal l'acqua che essere qui fuori. Tra l'altro non so Davide, prima ne parlavamo anche con Alberto, che è il primo intervistato, si è calmato il vento e quindi probabilmente fa meno freddo rispetto a quello che erano le previsioni iniziali. Sì, lo dicevano già in precedenza, prima dell'inizio della manifestazione, che c'era il segnale di un vento calante, che quindi poteva essere un buon segnale. Intanto vediamo pronto anche una bottiglia di spumante pronta a essere stappata in mare per vivere anche questo momento particolare, anche questa una tradizione. Vediamo, ovviamente la bottiglia bagnata non aiuta, ecco il momento ovviamente anche dello spumante che si beve in mare per vivere insieme questo momento augurale. Per riscaldarsi anche, credo. L'impressione è che stanno benissimo, però. Stanno meglio di noi sicuramente. Bene, Davide, davvero è stata una bella manifestazione anche quest'anno, e a questo punto io credo se riusciamo anche a sentire nuovamente Nicolo Russo per vedere effettivamente quali sono state, quante sono state le persone che si sono tuffate, solo per un dato statistico. Adesso l'acqua e gli schizzi arrivano anche da noi, Sebastiano, e lui dice in maniera augurale, va benissimo, perfetto. E allora vediamo un attimino se riusciamo a... Ecco, c'è l'organizzatore Lo Russo che effettivamente sta ringraziando tutti i partecipanti che naturalmente hanno dato il loro contributo a questa manifestazione. Sentiamo allora Nicolo Russo. Sì, sta parlando Nicolo Russo, chiedo a Sebastiano Bufalo di provare ad avvicinarci in modo da sentire anche il suo commento finale su questa manifestazione, mentre si continuano a tuffare, dicevamo Cristiano, non solo il coraggio del primo, ma chi esce vuole subito rientrare. Ribadisco, secondo me per il freddo, Davide, però sento anche le parole di Nico che si dice davvero soddisfatto della manifestazione, non solo dal punto di vista numerico degli iscritti, che sicuramente è un record, ma è soddisfatto proprio per il modo in cui hanno affrontato questa manifestazione nonostante le condizioni climatiche avverse. Nessuno si è tirato indietro, invece e ha voluto tuffarsi in questo primo giorno del 2020. Davide, io credo che a questo punto possiamo davvero chiudere la nostra diretta su Canale 85. È ormai un appuntamento fisso per il 1° gennaio, quello del tuffo di Capodanno. Possiamo chiuderlo semplicemente ringraziando tutte queste persone che hanno partecipato a questa manifestazione, dando un esempio grandioso di collaborazione e di beneficenza. Come dice Nicolo Russo, fatevi un applauso. E su questo applauso, Davide, se sei d'accordo, chiudiamo e ringraziamo i nostri telespettatori e gli auguriamo un buon anno. Sì, concludiamo con questo, con l'applauso ovviamente di buon auspicio per questo nuovo anno. Il tuffo c'è stato e speriamo che sia davvero un bel segnale per questo territorio e per questa città. Auguri, buon anno.